Ma buonasera, benvenuti, benvenuti carissimi sulla pagina Interessarti su questo primissimo video, finalmente è un mese che registro, monto, rimonto, taglio e non viene fuori niente, non riesco a fare una ciolla, invece oggi ho deciso, faccio questo video, tutto tirato, non taglio niente. Primo video di Interessarti. Cos'è Interessarti? Interessarti è un progetto che vuole parlare di tutte quelle cose interessanti del mondo dell'arte, soprattutto figurativa, almeno oggi faremo arte figurativa, però non escludo altri argomenti assolutamente. Oggi parleremo di surrealismo. Surrealismo però particolare, nel senso che se parlo di surrealismo il primo che dovrebbe venirvi in mente è Dalì, di cui ho un libro da qui. Scusate, non l'ho detto davvero qui, ma fa niente. Dalì è un surrealismo classico, quindi lui si dice disegnasse, si svegliava di notte e aveva questa tela di fianco al letto e pitturava tutto quello che aveva sognato, le sensazioni che aveva avuto. Era un surrealismo istintivo, d'impatto, diretto. Invece il surrealismo che voglio trattare oggi è un surrealismo che possiamo definire concettuale. Perché? Perché racchiude una filosofia del ragionamento all'interno. In particolare parleremo di Magritte. Magritte è un pittore belga del secolo scorso. Il quadro che voglio trattare è Le Trahison, mamma mia, che è il francese, Le Trahison des Images, ovvero il tradimento delle immagini. Lo metterò in un angolino qui da qualche parte. Il tradimento delle immagini e vedremo subito il motivo, subito, tra un attimo, il motivo di questo titolo. Si tratta di un olio su tela del 1929 che raffigura una pipa. Una pipa, avrete visto mille volte questo quadro, una pipa anche esteticamente fatta bene, c'è del realismo in questa pipa, comunque i riflessi, il lucido, il senso del legno. Al di sotto di essa c'è una scritta in francese e anche qui rivedrete il mio grande francese. Se si ne passe un pic. Ora, cosa significa questo? Non questa, attenzione, questo non è una pipa. È scritto come negli abecedari dei bambini, sapete quali, per imparare a leggere, sotto c'è la parola, ecco. Lo stile è quello. Perché questo non è una pipa? Andiamo subito a vederlo, perché adesso vi dico il significato incredibile di questa opera che io personalmente adoro, così come Magritte in generale. Perché effettivamente, provate a fumarla se questa è una pipa, è impossibile, perché non è una pipa, è la rappresentazione di una pipa ed è un passaggio chiave, una differenza fondamentale. Non si può fumare questa pipa. Noi sappiamo che è una pipa perché? Perché conosciamo cosa siano le pipe, conosciamo le regole, sì, mi sono grattato perché ho... conosciamo le regole della prospettiva, quindi sappiamo come rappresentare due dimensioni, oggetti tridimensionali, quindi possiamo dire sì, questa è una pipa rappresentata in due dimensioni, però chi non conosce le pipe non può dire quella è una pipa, giusto? Chi non conosce la prospettiva non può dire quella è una pipa, perché questa è la rappresentazione di una pipa. Lui ha trattato un argomento secolare, perché comunque già Platone parlava della differenza tra le idee e le rappresentazioni. Lui in particolare credeva nell'esistenza di questo mondo delle idee. Adesso non parlo di filosofia bene 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 perché non la conosco tanto bene, spero di non dire castronerie, però immaginava questo mondo delle idee e tutto ciò che ci circonda è la rappresentazione, l'imitazione di quel mondo perfetto delle idee. Quindi ad esempio c'è l'idea di Polaroid e c'è la Polaroid. Dopodiché c'è un terzo passaggio successivo che è l'arte, quindi una persona che dice ciao, che disegno questa Polaroid. La disegna così com'è, con le regole di prospettiva, però Platone cosa ci dice? Platone non reputa l'arte qualcosa di positivo, perché? Perché la metto via perché costa più di me. Probabilmente non è vero, però non costo neanche tanto io. Perché disdegna l'arte? Perché dice già il reale è un'imitazione dell'idea. L'arte è imitazione di imitazione, quindi è qualcosa di negativo.
Perché quest'opera è fondamentale? Perché è la prima opera, o comunque se non la prima, è una delle prime, delle più importanti, a non far ragionare sull'opera e basta, ma sull'arte in generale, quindi sul significato che l'arte ha nella vita delle persone, come effettivamente l'artista si approccia all'arte e che valore ha all'interno delle idee, del disegno, chiamiamolo divino, però adesso dipende da quello in cui crediate o meno, però il significato che un'opera ha nella vita dell'uomo. E nel 65 l'artista statunitense, sì, ce l'ho fatta a dirlo, l'artista statunitense Kossuth realizza una installazione dal titolo Una e tre sedie, con appunto al centro una sedia, alla sua sinistra la fotografia della stessa sedia e alla sua destra la definizione di chair, quindi di sedia. Sono praticamente tre sedie effettivamente, però il ragionamento è lo stesso, il concetto è lo stesso di Magritte, quindi è l'idea di sedia, il concetto di sedialità, di fistalloni che si vede nei video della Galleria d'Arte Moderna di Arte Giovanni Giacomo, per intenderci, cioè il concetto di sedia, il concetto di arte e di opera d'arte. E penso quindi che quest'opera sia fondamentale all'interno della poetica, dell'arte di Magritte, è molto emblematica, ma diciamo che ha affrontato molti altri concetti, molte altre situazioni ben più ragionate forse che il surrealismo di Dalì, quindi per certi versi lo apprezzo un po' di più, però è un gusto mio personale. Io spero di avervelo fatto apprezzare un po' di più, spero di vedervi nei prossimi video, in altri video futuri, e di avere anche un bel feedback, quindi commenti, condivisioni, soprattutto perché non ti aiutano nel condividere su YouTube e quant'altro, quindi se potete farlo voi mi fate un grande favore, commentate, ditemi cosa ne pensate, cosa vorreste vedere. E vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo al prossimo appuntamento di Interessate.